Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride, inventato di sana pianta dal mio carissimo amico e socio Massimiliano Zorzato e la mia collaboratrice capa dell'ufficio stampa, che anche loro due lavorano molto bene e trovano sempre dei musicisti di altissimo livello. E questa sera con noi abbiamo Erika Filocamo. Ciao Erika. Sera. Ho detto bene il tuo cognome? In realtà è Filocamo. Vedi? Sono un somaro, però. E mi avevi anche detto qualcosa a me spente e io me lo sono scritto e poi l'ho pronunciato sbagliato lo stesso, ma questo è il Salottino Blues. Ho detto che l'accento è come Filocamo, inizio Filocamo, però è quella Filocamo, quindi più facile così da ricordare. Ah, ecco, fantastico, molto bene. Sentimi, i tuoi studi da dove arrivano? Da quando hai iniziato a studiare musica? Studiare musica a me, nel senso che non ho una preparazione tecnica per quanto riguarda, insomma, lo studio della chitarra in particolare. Io mi accompagno con la chitarra, però non sono un tecnico della musica, per cui non sono una chitarrista. Sono proprio una cantautrice o cantattrice, come sono stata ribattezzata, perché esco dal teatro. Che bello! È quello che mi piace fare, insomma, a me piace proprio scrivere e poi raccontare. La mia voce mi consente di farlo, per cui insomma, adesso siamo qui. Fantastico! Quindi, teatro, sai che ultimamente il Salottino, sarà un caso, ma si sta dedicando parecchio anche al teatro. Stiamo seguendo un gruppo teatrale molto famoso, che abbiamo intervistato tempo fa qui al Salottino, sono anche molto molto bravi, stanno facendo appunto una scenografia di Dario Fo e Franca Rame. Una cosa fantastica, stupenda, sono molto bravi, attori e regista molto bravi. E quindi tu, anche tu, vivi quindi nel mondo teatrale. Sì, è bello dedicare spazio al teatro, perché ahimè, siamo sempre un po' ai margini di tutto, ai margini insomma della società, mi sento di dire addirittura, no? Perché c'è sempre poca attenzione. Diciamo che è un paradosso, si accendono poco i riflettori su quello che in realtà è un mondo pieno, insomma, di luci, di immagini e di scena. Sì, la mia passione è innata, diciamo, per l'interpretazione, quindi mi piace raccontare storie, spesso le scrivo, qualche volta le interpreto e basta. Fantastico. A me piace molto il teatro, l'ho detto anche agli altri. Mi piace molto perché, a differenza del cinema, crea un contatto con gli attori, è molto più tridimensionale. Certo, ma quella è l'adrenalina alla quale io non saprei rinunciare proprio, no? Anche quando mi esibisco, diciamo, semplicemente da cantautrice, comunque il confronto con il pubblico, avere di fronte le persone, è una cosa fondamentale, perché è la cosa più bella. Diciamo che adesso il mondo del web, dello streaming, ci sta togliendo un po' questo piacere, questa gioia. Però fondamentalmente, dai, prendiamolo come un modo per farci conoscere e poi magari portare la gente a teatro a vederci cantare, suonare, recitare. Fantastico. Va bene così. È bellissimo. Senti, quello che tu scrivi in teatro, su che genere più o meno si basa le tue scritture? Beh, dipende da che cosa si tratta. In particolare io ho debuttato quest'estate con uno spettacolo di teatro canzone che si intitola Edace, è allo stesso titolo del mio primo disco, del mio primo EP. È un bel disco, in particolare le canzoni, gli arrangiamenti sono stati curati da Stefano Scarpone, che è un musicista bravissimo, insomma, chitarrista eccezionale, immagino che tu lo conosca. Lui ha lavorato per tanti anni al fianco di Franco Califano. Sì, tantissimi premi, per cui è stato un onore per me conoscerlo e poi collaborare con lui. E da questa idea, da queste mie canzoni, poi un autore molto bravo anche lui,
calabrese che si chiama Domenico Loddo, che saluto perché è anche un grandissimo amico, ha scritto per me dei monologhi, proprio insomma monologhi teatrali recitati che hanno un filo conduttore, quindi praticamente è una storia raccontata, in questo caso da me, in scena, dove praticamente io recito questi piccoli monologhi e poi l'intervallo con le mie canzoni. Tutto ovviamente dal vivo e tutto in una sorta di colonna sonora autogestita. Spettacolo! Questo è magnifico! Se mi piacere, vedere. Posso farti vedere il disco? Sì, 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 certo che sì. Qui l'ho preso, l'ho messo, ecco, si intitola Edace. E anche il label è stato fatto da Domenico Loddo, si vede. Guarda che bello! Sì, 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 davvero molto molto carino. Registrato alla Roccascina Audio Produzioni di Catania. C'è un bel libricino, tra l'altro, che io regalavo con l'acquisto del libro, dove si trovano sia i testi dello spettacolo teatrale che i testi delle mie canzoni. Quindi mi faceva piacere fartelo vedere. Bellissimo, grazie di avercelo fatto vedere. Grazie. Ma questo lo troviamo su tutte le piattaforme per poterlo acquistare? Sono stata online, diciamo, su una piattaforma per un crowdfunding quando è uscito il disco, insomma, prima che uscisse il disco. Adesso si aspetta il, diciamo, prossimo debutto dello spettacolo per avere comunque una ristampa. Questo è un disco che ha già un po' di anni. Ok, però domanda così, viaggia anche su Spotify oppure no? Sì, 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 il disco è anche su Spotify. Okay. Sì. Ok, YouTube, quindi su Spotify su se loro mettono fantastico. Basta scrivere il mio cognome e poi il titolo del disco che è Edace. Perfetto, perfetto. Poi magari in descrizione lo specifico meglio, dico ai ragazzi che ci seguono come andare a cercarti su Spotify per sentire il tuo brano, che è molto bello. Io ho avuto modo di sentirlo. Ci sono anche le mie pagine, c'è la pagina Facebook, quella Instagram, che sono insomma gestite ovviamente da me, se no chi altri potrebbe farlo? No, guarda, almeno ti capisco. In questo momento della mia carriera. E quindi per qualsiasi informazione, magari per acquistare il disco, basta scrivermi in privato. Bene, bene, bellissimo, metteremo tutto in descrizione. Bello, questa cosa mi piace. Quindi giri tanto nei teatri come tournée oppure hai cercato di limitare un po' il cerchio? Ma diciamo che come insomma, ci stavamo raccontando prima, non è facilissimo vendere questo tipo di spettacoli. Diciamo è difficile con la musica ed è ancora più difficile con il teatro, però spero che una volta ingranata la marcia si possa lavorare bene anche, perché no, su tutta l'Italia, che comunque è uno spettacolo che vale molto. L'autore è veramente molto bravo, poi ovviamente ci sono io, ecco, venitemi a vedere se vi piace. Chiaro. Certo, certo che sì. Effettivamente io parlando con altri artisti, tutti quanti più o meno mi dicono più o meno le stesse cose, cioè riuscire a promuovere i propri pezzi inediti in Italia oggi è diventato di una difficoltà estrema, veramente molto difficile. Infatti parecchi scappano all'estero e noi abbiamo questo problema, che poi abbiamo dei bravissimi artisti che non abbiamo più in Italia. Già, qua ci sarebbe da fare una bella conversazione, perché col fatto che praticamente adesso l'accesso online è aperto a tutti, chiunque può mettere il proprio materiale, scrivere, è facile registrare anche a casa, basta avere una scheda audio, insomma poche cose essenziali per poter proporre la propria musica. Da un certo punto di vista è un bene, perché anche chi come me insomma è povero economicamente parlando può permettersi insomma di raccontare, di dire la propria, e questo è un bene. Però dall'altro lato ovviamente siamo poco attenzionati, perché c'è talmente tanto materiale da considerare che spesso
e volentieri le persone che magari hanno un bagaglio culturale più fornito o comunque anche, mi permetto di dire, un po' più di talento, vengono messe in secondo piano perché ovviamente non riescono ad essere attenzionate dal grande pubblico. Questo non significa però che non ci sia una speranza. Anzi, tante volte io penso una cosa, penso che sia un bene che il fatto che sia così difficile fare carriera, sì, penso che sia un bene, perché così almeno la maggior parte delle persone o quelle che comunque non hanno veramente questa natura, alla fine, insomma, decidono di fare un'altra cosa. E questo non è per screditare nessuno, per carità, io ho tantissimi colleghi e anche io, insomma, faccio quello che capita per tirare avanti, insomma, tutti dobbiamo pagare le bollette, tutti dobbiamo confrontarci con la realtà. Però se tu nasci veramente con delle caratteristiche e sai di essere quello che fai, allora non ti puoi fermare, almeno non finché hai, insomma, fiato il corpo, secondo me. Poi ovviamente tutto può succedere, tutto può cambiare, ma io penso, certo, che se in modo è difficile staccarti quello che sei, sono, cioè, d'accordo, come sarebbe come staccarsi via la pelle. Vero che bisogna cambiare però magari genere o cambiare punto di vista, questo fa crescere molto le persone e noi siamo persone prima ancora che essere artisti. Certo, beh, cambiare è segno anche di intelligenza, no? Colui che dice di mettersi sempre in gioco e cambiare è appunto un segno di intelligenza e di rispetto per se stesso e per gli altri, perché quando uno capisce che magari quello che sta facendo non è il 100% di quello che vuole, secondo me, io dico sempre che lo zainetto di umiltà non bisogna mai mollarlo, fare un passo indietro nella vita non ci costa nulla. Poi dipende da che cosa si vuole ottenere, magari se si vuole ottenere, che so, una fama in particolare o se si ha un obiettivo in particolare, ovviamente bisognerebbe studiare i termini per cui riesce a ottenere quella cosa, però si diceva qualcuno sicuramente molto più corto, intelligente di me, su questo non ci piove, che se continui a fare le stesse cose aspettandoti risultati diversi sicuramente non andrai da nessuna parte. Ecco perché è importante reinventarsi e insomma scoprire le cose nuove. Per me quello che è diverso è un valore sempre, in ogni caso, perché altrimenti insomma ci saremmo solo noi stessi e fotocopie di noi altri, e insomma sarebbe veramente, a un certo punto la dice ma basta, invece la differenza è sostanzialmente indispensabile. Eccezionale, fantastico. Senti, cosa ne pensi dei talent? Cosa ne penso dei talent? Allora, beh, dipende poi, io mi sono un po' fermata magari quando, un po' di anni fa, ecco, all'inizio dei talent, quelli con, insomma, i primi anni di Maria De Filippi con Amici, o anche altri, insomma, sì, non so, X Factor, mi potrai correggere, mi potrai aiutare a ampliare questa lista. Io penso che da un lato va bene, perché si può dare visibilità, si può dare un'opportunità, che è una cosa fondamentale. Io cerco ancora un'opportunità, che sia qualcosa di diverso, appunto, da quello che ho avuto fino ad ora. E quindi è fondamentale avere visibilità. Bisogna però, ritorniamo al fatto della globalizzazione, di avere tutti la stessa opportunità e che poi magari non si riesce ad essere messi in luce. Sì, sono d'accordo. Più che altro io, ecco, i talent ultimamente non li seguo ormai quasi più, se non a sprazzi e bocconi. Ho seguito, appunto, come dicevi tu, gli inizi, quando ancora c'era il buon Morgan in X Factor, che secondo me era uno, anche se è un matto, ma che a me è un matto che a me piace tanto, però era uno che di musica ne conosce parecchio. Cioè, è un artista che sa quello che dice del mondo della musica. E quindi, quando c'era lui,
e anche Elio come giudice, diciamo, e la Maionchi, che vabbè, la Maionchi è, caspita, è un monumento. A me piace tanto, a me piace proprio, insomma, non ho la fortuna e il piacere di conoscerla personalmente, però già, insomma, è un personaggio, lei, a parte, è un monumento. Insomma, è da una tale oggi, scout, esatto. Oggi invece vedo che, a parte i giudici che sono veramente scarsissimi, molto pessimi, è diventato un po' uno scimmiottare. Cioè, non fa più spettacolo il ragazzo che va su per cantare, ma quanti sono dall'altra parte i giudici che scimmiottano tra di loro. Si perde un po' il messaggio che si vuole dare. Qualcuno che ho già intervistato mi ha detto anche, e ha ragione, che vanno a mettere lì sul palco dei ragazzi poco preparati, e alla fine questi poveri ragazzi che si impegnano a salire sul palco però poi spariscono perché c'è dietro una scarsa preparazione, però fa audience, e questo però lo vedo brutto per la musica. Tu che ne dici? Ci sono delle cose su cui mi hai fatto riflettere. Allora, io dei giudici che ci sono adesso però non posso mettere bocca perché, come ti dicevo, non seguo più tantissimo, per cui non so chi siano sinceramente e come si comportino nei confronti degli artisti. Però mi viene in mente una cosa che diceva Luca Jurman, che insomma è un vocal coach, insomma, cantante, musicista eccezionale, secondo me, eccellente. E lui diceva, credo fosse rispetto a Sanremo, quindi l'età, e si diceva che l'età a Sanremo sia stata abbassata. Ora non so se corrisponde al vero, ma penso di sì. E quindi questo diventa un problema, perché magari tante persone che si sono preparate per tanti anni e adesso non sono più ragazzini, sono sempre persone giovani, insomma, non è che siamo vecchi da perdere, però siamo persone abbastanza giovani che però non rientrano in uno standard di età. Questo penalizza tantissimo. Perché? Perché secondo me un ragazzo, una ragazza di 18, 19 o 20 anni anche, non può avere ancora alle spalle un bagaglio culturale o d'esperienza tale da lasciare un'impronta o comunque da farla durare nel tempo. Sicuramente esistono quei talenti talmente tanto grandi che già a 7, 8, 13 anni, 18 anni riescono ad essere assolutamente eccellenti. Questo esiste. Però per molti, molti altri, insomma, la maggior parte degli artisti non è così, perché la maggior parte degli esseri umani è sostanzialmente fallibile nella maniera quasi totalitaria. Per cui abbiamo bisogno del tempo per capire, comprendere noi stessi, filtrarci e quindi riuscire anche a proporci agli altri e quindi maturare. Se non abbiamo vissuto la nostra vita o anche visto e trovato riscontro nella vita degli altri, di che cosa mai potremmo scrivere? Come possiamo cantare, interpretare cose che sono troppo lontane da noi? Sicuramente ci vuole tanta sensibilità, e questo, sì. Questo è un dono, o ce l'hai o non ce l'hai. Io sostengo che la sensibilità non si insegna, però c'è un'educazione che si impara. Sì. Sì, credo che noi esseri umani ci perfezioniamo con l'esperienza, no? più cresciamo, come dicevi tu, più invecchiamo, più arricchiamo il nostro bagaglio di esperienza, di professionalità, di sacrificio, di dolore. Cioè, se io devo esprimere il vero blues, sono essenziali. Chi lavora nella musica o nello spettacolo in genere sa che le prove sono fondamentali per la riuscita di qualsiasi tipo di spettacolo, che sia di teatro, che sia un concerto, che sia se non c'è proprio la prova è uguale a fallimento. Tanti fallimenti uguale riuscita. Sì.
Sì, è vero, ma poco manca la vita può essere normale. un Oh. altro modo, secondo me. Certo. Sì, certo, le prove sono fondamentali. Infatti, io tempo fa ho intervistato Andrea Braido, che lui vive di musica a livelli altissimi. E lui, appunto, mi diceva: parlavamo delle prove, e lui mi diceva: guarda, noi solitamente si fanno 8 ore, 9 ore, 10 ore di prove al giorno. Sì, caspita, ho Sì, detto, ma sì, sì. son tantissime. Sì, mi diceva, è vero, ma servono perché Io quando sei sul palco ti danno quella prontezza, quella conoscenza del brano che fai, che qualsiasi cosa ti potrebbe succedere durante la tua performance, non hai paura di niente perché la conosci talmente che anche se si rompe una corda, butti la chitarra e ne prendi un'altra al volo, tu quella è continui. una questione di esperienza. Però, come dicevi tu prima, secondo me è una questione di costruzione. E quindi Esatto. per costruire le cose ci vuole il tempo, bisogna dedicare tempo e Esatto. risorse. Tempo, attenzione, risorse, così riusciamo a capire quando siamo arrivati a un risultato soddisfacente. Che poi ovviamente può anche non essere soddisfacente per noi, ma poi insomma avere un bel riscontro da parte del pubblico, ecco. Alla fine va bene solo quello che piace, quello che piace agli altri. Io penso, almeno credo che i cantautori, o comunque chiunque scriva, chiunque ami scrivere, dai romanzi alle poesie, a qualsiasi altra cosa, scrive perché deve in qualche modo comunicare qualcosa, ha questo dono, fra virgolette, o anche peso, perché è una responsabilità, no? È una responsabilità. Quindi tu hai la responsabilità di raccontare le cose anche nel sociale, no? Mettere riflettori su determinate cose che altrimenti passerebbero quasi inosservate. Invece noi abbiamo questo potere. Poi ovviamente chi ha più visibilità riesce a Vabbè, far arrivare certo. persone, chi ne ha di meno. Però intanto questo è il nostro compito, ecco, raccontare storie che possono essere Certo. nostre e quelle degli altri. Certo. Parlavi nel passaggio che ti ascoltavo, parlavi di cantautori, eccetera. Il tuo cantautore preferito qual è? È il mio cantautore preferito? Questa è una domanda molto, molto bella, molto particolare. Ce ne sono tanti. Ti posso dire la mia artista preferita chi è, ma non è un mistero, ormai se andate sui miei social lo sa chiunque mi conosce. Si chiama Fiorella Mannoia, la mia artista preferita. Lei, ovviamente, io l'ho conosciuta negli anni come interprete di cantautori eccezionali, cioè da Ivano Costato, Francesco Cantori, Sì, Ruggeri, sì. ma non solo. Uno dei miei preferiti internazionali è Chico Buarque di Olanda, cioè ha scritto pezzi meravigliosi che poi hanno cantato Nina, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Tosca, Mia Martini. Cioè, Mia Martini, grandissima la Mia Martini. esatto. Mi piace molto l'ultimo brano che ha fatto Fiorella Mannoia, mi piace da morire. Veramente molto Tutti. bello. Ma brava, brava, ma è Ok, brava, brava, ma ma siccome brava, mi hai brava. detto l'ultima, invece a breve ne uscirà un altro singolo. Io non l'ho ancora ascoltato, l'ultimo singolo, non Ah. so se sia già uscito, ma penso che comunque uscirà a breve, ancora non sia Ah. completamente. No, parlo proprio di quello, perché Mariposa è sono una canzone molto bella, bella proprio nell'arrangiamento, bella nelle articolazioni del testo, nell'articolazione del testo, quindi assolutamente sì. Diversa dalla prima tipologia, insomma, di musica, di canzoni, di cantautorato che insomma, ha reso famosa proprio per la memoria, però non per questo meno incisiva, perché assolutamente anche questo. Io sono cresciuta, non ci posso fare, cioè ho i primi, ho i 45 giri di Fiorella. Ah, però, però, Bene sì, bene sì. tanta roba. Che poi anche lei è una talent scout, eh? Beh, questa è una bellissima cosa perché mi dà speranza, chissà, chissà, chissà. Guarda, io la conosco,
vista tante volte dal vivo, perché ovviamente quando ne ho avuto l'opportunità un po' di anni fa la seguivo su e giù per l'Italia, certi possibili io me li andavo a vedere, e lei è una persona che insomma ama avere pure un contatto col pubblico, dopo un concerto si ferma a fare gli autografi, fare qualche fotografia, qualche scatto. Io ho avuto la fortuna di essere amica dei suoi musicisti, in particolare Fabio Valdemarin, lo saluto, gli mando un abbraccio, e lui una volta mi ha aiutato ad avere un autografo sulla mia chitarra da Fiorella. Fiorella Mannoia mi ha lasciato un autografo bellissimo sulla mia larga, che conservo ormai da 10, forse pure 12 anni. Fantastico, fantastico. Però Noemi so che la segue molto. Con Noemi anche, cioè, duetti. Fatto parecchi duetti. Sì, anche sì, perché sì, hanno due voci strepitose insieme. Assolutamente bellissimo. Però mi è piaciuto tanto invece l'ultimo duetto che ha fatto con Ornella Vanoni, cioè Ornellina, meravigliosa pure lei. Cioè, sono due pezzi di storie meravigliosi. Ed io sogno un po', anche solo una volta, di poter stare lì. La Vanoni, pensa. Concedimi di dirtelo, perché. Vidi un'intervista della Vanoni tantissimi anni fa al Maurizio Costanzo Show, non so se lo ricordi quel programma. Certo. Bellissimo programma, io lo amavo. Mio zio fu ospite del Maurizio Costanzo Show. Davvero? Cavoli, ma pensa a te, vedi, a volte. Ma pensa. E vidi un'intervista della Vanoni e lei spiegò quando fece il suo primissimo provino che la scartarono dicendo: no guarda, tu non farai mai la cantante perché è una voce che fa veramente schifo. Deve essere stato un genio quello che l'ha scartata. Sicuramente, guarda, un geniaccio. Spettacolare, proprio una voce inimitabile. Sì, è strepitosa. Assolutamente. Mi piace farla bella, però, dai, perché poi alla fine io mi sento veramente molto molto legato. Poi mi concedi l'onore di fare questa cosa? A questo come punto no? Sei tanto banale che non ha senso tirar fuori come di perché. Prendiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. Basta. Oh, strepitosa! È che strepitosa. Viene proprio. Bravissima! Cioè, mi hai lasciato senza parole, sono rimasto. Porca grazie. Miseria, brava! Senti, un'altra che mi piace tanto, che adesso finalmente qualcuno è riuscito a riprenderla dalle tenebre, è la Gerardino Trovato. Gerry, tu sai l'autografo accanto a quello di Fiorella Mannoia di Re. È suo? No, vabbè. Ebbene sì. Guarda, io l'ho vista qualche anno fa a Messina, perché si è esibita al Teatro dei Tre Mestieri, un teatro anche gestito da amici miei e colleghi miei, nel quale fra l'altro io ho debuttato all'inizio con i miei concerti, insomma, il mio primo. L'ho vista e lei in quell'occasione mi ha lasciato l'autografo. Poi, insomma, dopo adesso un po' di anni, vedo con piacere che sta ritornando sulle scene. Sì, è passata anche da Messina, che è stata ospite al Giardino Corallo, quindi mi fa molto piacere che la mia città mi abbia dato questa opportunità. Sì, sono molto contento perché è una bellissima voce, una cantante italiana strepitosa. Ero dispiaciuto che non si vedeva più nelle scene, mancava un po' nella canzone italiana. A me è sempre sempre piaciuta, come mi è sempre sempre piaciuta la Consol. Sì, vabbè, Carmen Consol. Io mi permetto un'altra. di sottolineare, a proposito delle due artiste che mi hai menzionato, mi permetto di sottolineare l'importanza e la bellezza delle loro canzoni, oltre ad essere delle bravissime musiciste, poi ovviamente nel caso di Carmen Consoli è una polistrumentista eccezionale, le arrangia, scrive, suona, canta benissimo, però la qualità dei testi, cioè sia quelli di Gerardina Trovato quanto quelli di Carmen Consoli, assolutamente sì,
hanno dei testi veramente molto belli, mi piace molto, hanno due timbri di voce completamente diversi, ma tutte e due hanno quel timbro molto caldo che è piacevole ascoltarle, no? Quindi a me piace, io sono uno che ascolta la musica a 360 gradi, chiaramente sul primo gradino c'è il blues, ma adoro ascoltare tutto e soprattutto la musica italiana, quella di adesso magari un pochino meno perché purtroppo diciamo non quella è proprio... di adesso a livello più comune, più commerciale, per me brava. Comunque di cantautori bravi ce ne sono tanti. Sì. Italia. Sì, no, con delle voci strepitose. Certo. Come il cantante dei Maneskin, io nel gruppo non mi piacevano, non mi sono mai piaciuti come gruppo, ma lui come voce è strepitosa. Lui ha una voce. Credo che abbiano fatto la cosa più intelligente della loro carriera, dividersi e lui andare per la sua strada, perché lui ha una voce, era veramente sprecato in quel gruppo. Poi tutto bello, perché comunque nel loro breve tempo hanno fatto cose incredibili, forse troppo, ed è forse quello che è la causa che si sono bruciati anche troppo in fretta, perché hanno fatto tutto troppo veloce, questo è il mio pensiero chiaramente, e probabilmente li ha penalizzati anche su quel lato lì, però la sua voce era quella che veramente... magari doveva andare così, e chissà, tra qualche anno riproporranno una reunion. Possiamo sapere. Sì, certo, l'hanno fatto tanti gruppi, facendo anche tanti flop, scusate un po' il gioco di parole, perché le reunion sono molto difficili, sono complicate e difficili, però a volte chissà, dai, succede. Non possiamo nemmeno sapere delle strategie di mercato, io non dico niente. Perché è un ambiente, è un ambito nel quale io non riesco ad entrare, e sinceramente me ne chiamo fuori. Io amo fare il mio lavoro è quello di comunicare, scrivere, recitare, cantare, interpretare. Sono d'accordo. Poi tu sei proprio in una chicca, cioè tu fai proprio una cosa ad hoc, sei molto particolare. Questo sì, è molto particolare, significa che magari c'ho meno possibilità degli altri, no? Ma guarda, sì. Allora io la vedo... No, ma è così, cioè è come un po' il salottino, cioè il salottino è una chicca e faccio molta più fatica di tanti altri che parlano di musica. Io vedo gli altri youtuber, gli altri miei competitor che hanno molti più follower di me e fanno didattica in maniera chi più chi meno bravi. Però è un tasto abbastanza, tra virgolette, lo dico senza offendere nessuno, perché comunque un allievo che vuole imparare a suonare musica, che non ha tempo di andare da un professore, segue i tutorial, segue magari questi maestri online, che sono tutti bravissimi, uno più bravo dell'altro, e quindi da lì creano anche il loro praticamente follower, quindi se tu sei un mio allievo, in automatico ti iscrivi al mio canale. Mentre invece nel salottino... devono proprio venire a sentire le mie cavolate, cioè sentire quello che dico al salottino, oppure adesso ultimamente abbiamo iniziato a fare queste belle interviste, ma è sempre un qualcosa che è particolare, cioè qualcuno che viene apposta a sentire Paolino, Erika, eccetera, eccetera. L'essere particolari però ci caratterizza, secondo me questa è una cosa importante, perché magari è molto più difficile raggiungere un obiettivo, però quanta soddisfazione in più c'è quando succede. Siccome io so cosa significa raggiungere nel mio piccolo dei traguardi, so cosa significa in termini proprio di impegno, di sacrificio, di dedizione, di studio, di tenacia, e io sono veramente molto tenace in questo senso, quindi lo vedo, l'ho visto. Da un pregio diventa anche un difetto, perché sono molto testarda, però è l'unica strada che conosco. Certo, sì, no, ma infatti hai ragione, perché io quando vedo
entro nel mio canale, nel tuo studio, quello che vedi, ognuno di noi vede personalmente il crescere, e vedo che tac, c'è uno in più, io faccio festa, dico, oh, allora sto lavorando bene, quell'uno per me sono 1000, perché vuol dire che sto lavorando bene. E hai ragione quando parli appunto di sacrificio, perché noi qua al Salottino abbiamo iniziato a un'intervista al mese, tutte le sere, io tutte le sere ho un artista che intervistiamo, e poi va fatto l'editing, e poi va fatto il montaggio, e poi va fatto, quindi comporta, oltre al mio lavoro vero, quello che faccio durante il giorno, la sera, dopo cena, dedico un po' di editing, un po' alle interviste, un po' dopo al montaggio, quindi tutti i giorni. Oltre che essere un lavoro, è una passione la tua, altrimenti non senza faresti, dubbio, senza dubbio. E questo lo rende ancora più importante, a parere mio. Cioè, io, certo. è vero, mi hanno chiamato altre volte, nel corso degli anni, anche diverse volte, però non sempre ho il piacere di, tante volte insomma mi fanno le domande, rispondo e finisce lì. Invece con te sto vedendo insomma che è molto piacevole la conversazione, mi piace, poi mi piace proprio che rispondo, mi piacciono le tue chitarre, adesso io ti chiedo qualcosa di quelle chitarre bellissime attaccate. Ah beh, guarda, queste chitarre sono grande sacrificio, grande sudore, grande passione chiaramente, e ogni chitarra c'ha la sua storia chiaramente, no? Con me ho una chitarra che è 42 anni che è con me, comprata 42 anni fa, è la mia storia, cioè quando le suoni, quando ce le hai in mano, dici, sembrano oggetti, ma... No, assolutamente, almeno... Per qualcuno sì, perché conosco tantissimi miei colleghi chitarristi che comprano, vendono, fanno, perché giustamente dicono è un attrezzo di mestiere, quindi lo utilizzo, lo suono, poi esatto, no? Ce ne esce fuori qualcuno più performante. Se tu riconosci, esatto, dei ricordi e parte della tua storia, difficilmente riesci a separarti. Incredibile, già. Questa mania, no? Non è il primo chitarrista, non è l'unico chitarrista che lo fa, insomma, anche il mio chitarrista, quello con cui insomma mi esibisco più spesso nei locali, anche messinesi, c'ha sempre la chitarra a portata di mano, che poi è anche bello perché insomma ci si ritrova da qualche parte, si può ovviamente suonare tutti assieme in allegria, perché, esatto, è fantastico. Così. Senti, un'ultima domanda. Il tuo futuro, che cosa hai in bagaglio? Il mio futuro? Beh, non, il futuro non lo possiamo conoscere, possiamo semplicemente augurarci delle cose. E io mi auguro di poter fare quello che sono per il resto della mia vita. Fondamentalmente questo è il primo augurio che mi faccio, perché se tu hai fatto caso a questa cosa, io non ti ho detto faccio la cantautrice o faccio l'attrice, ho detto io sono una cantautrice, perché ritengo di essere nata con determinate caratteristiche, nel bene e nel male anche, certo. Perché alla fine insomma ci sono tanti problemi e tanti sacrifici da fare. Wow. Io spero che questo spettacolo di teatro canzone possa avere un bel futuro e poi perché no di riuscire ad incidere un nuovo singolo che potrebbe anche aprire le porte al prossimo disco. Questo io te lo auguro fortemente, te lo auguro io e tutto il Salottino, tutto lo staff del Salottino Blues, e anzi ti seguiremo in maniera tale che nel momento in cui farai il nuovo disco, il nuovo EP, ti busseremo e ti richiameremo. Sarò qua. Sarò pronta a ricevervi. Fantastico. Questo è molto molto bello. Bene Erika, io credo che siamo arrivati ai saluti. Siamo giunti alla fine, sì. Mi ha fatto molto piacere insomma trascorrere questo tempo in tua compagnia, seppur virtuale, però comunque molto molto piacevole. Grazie ancora e amici, mi raccomando, guardate sotto, mi raccomando, metteremo tutto quello che è di Erika.
quindi andatela a vedere sui social, ma anche insomma dal vivo, chi ha la fortuna di stare nelle sue zone. Seguitemi e datemi l'opportunità. Ecco, questo è quello che chiedo di solito a tutti. Chiedo solamente di avere un'opportunità. Benissimo, grazie mille Ricca e buona continuazione di serata. Ciao. Ciao. This world is so broken.